Tagli all'ARS, burocrati nel mirino, Crocetta e Ardizzone lavorano ad un disegno di legge ad hoc. La parola d'ordine del Natale di quest'anno a Palermo è pedalare. Professione giornalistica, deontologia e riforme, Jacopino a Palermo. Buonasera, prima edizione di Media News, oggi è lunedì 10 dicembre. Il presidente della regione Rosario Crocetta, dopo aver annunciato i tagli agli stipendi dei parlamentari regionali, prende di mira gli stipendi d'oro dei dipendenti dell'ARS. Il governatore lavora con il presidente di Sala d'Ercole, Giovanni Ardizzone, per portare in aula il disegno di legge per tagliare le buste paga più esose. Non è stato un intervento estemporaneo quello di Rosario Crocetta alla trasmissione Agorà, in cui ha ribadito la necessità di accompagnare ai tagli ai costi della politica quelli agli stipendi d'oro della pubblica amministrazione. Il presidente della regione sta lavorando con il nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone, perché è proprio dal Parlamento siciliano che dovranno partire le sforbiciate agli stipendi d'oro e per arrivare a questo risultato serve una legge approvata dagli inquilini di Sala d'Ercole. Durante tutta la campagna elettorale Crocetta ha sempre ribadito, riferendosi all'ARS, come non sia sostenibile che un segretario generale guadagni 400.000 euro all'anno lordi, ma anche altri burocrati hanno buste paga più che abbondanti. Il segretario generale aggiunto, per esempio, guadagna poco meno di 12.000 euro al mese. Meno abbienti, ma sempre molto benestanti, i consiglieri parlamentari che con gli scatti di anzianità possono arrivare a più di 9.000 euro mensili. Gli stenografi percepiscono dai 2.500 euro per i nuovi assunti a quasi 6.300 per i più anziani. In coda a questa speciale classifica, dove in tanti vorrebbero poter entrare, gli assistenti parlamentari. Per loro 1.500 euro all'ingresso nella pubblica amministrazione, che però possono diventare 3.700 per i più anziani. In merito alla notizia appresa ieri dalla trasmissione Report, il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, annuncia di avere dato immediatamente disposizione di bloccare i pagamenti nei confronti di associazioni, enti cooperative e società che gestiscono la formazione direttamente riconducibile a parlamentari regionali menzionati dall'inchiesta. Il presidente intende disporre azioni di recupero per i pagamenti già effettuati in violazione della legislazione sulle incompatibilità dei parlamentari regionali. Crocetta inoltre ha chiesto che il dirigente del settore formazione faccia una verifica su tutti i soggetti destinatari di contributi o affidatari di servizi che presentano elementi di incompatibilità. Gli ex operai della Fiat di Termini Imerese e della Keller hanno manifestato oggi davanti Palazzo d'Orléans. La strada è stata bloccata, i vigili urbani hanno deviato il traffico, i manifestanti hanno chiesto garanzie occupazionali. Una delegazione sindacale dei metalmeccanici è stata convocata dalla segreteria tecnica del governatore Crocetta. Ed è partita alle 14 dal Teatro Massimo di Palermo la manifestazione organizzata dalla FAST Confsal con lo scopo di sensibilizzare le istituzioni regionali affinché si eviti l'ennesima sciagura occupazionale che sta travolgendo i 190 circa dipendenti ex tempora rinforza al consorzio Coinres. Il sindacato punta ad aprire un confronto di merito con il presidente della regione Crocetta per rispondere efficacemente alla situazione disastrosa in cui versa il consorzio, pianificando una strategia d'azione che garantisca il lavoro a tutti i dipendenti e la sicurezza per i paesi e la provincia di non trovarsi in una situazione di emergenza sanitaria per l'insufficienza di personale per la raccolta rifiuti. La manifestazione si concluderà questa sera con un sit-in davanti Palazzo d'Orléans. E ancora, i gestori delle pompe di benzina di Catania aderiranno allo sciopero nazionale indetto da FAIB Confesercenti, FEGICA, CISL e FILGISH ANICA Confcommercio, in programma sulla rete ordinaria e autostradale il 12 e il 13 dicembre. La protesta è conseguenza diretta del comportamento dell'industria petrolifera che continua a negare anche il più elementare rispetto delle norme di settore, spiegano i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di categoria. A questo sottolineano si aggiungono il calo dei consumi da parte degli italiani e le accise che gravano sui costi della benzina. Cambiamo argomento, la parola d'ordine del Natale di quest'anno a Palermo è pedalare. Vediamo perché nel prossimo servizio.
Questo Natale è dedicato a coloro che ogni giorno pedalano, che cercano di pedalare per mandare avanti questa città in un momento gioioso come il Natale e in tutti i giorni dell'anno davanti alle tante difficoltà, con tante speranze e progetti di cambiamento in una città in cammino che si illumina e va avanti grazie alle pedalate di tutti noi. Parola di Leo Luca Orlando. Il sindaco ha inaugurato l'albero di Natale di Piazza Castelnuovo, che quest'anno sarà illuminato grazie alle pedalate delle 10 biciclette collegate da una dinamo all'albero, un impianto ad impatto zero. Ma non solo i cittadini, a pedalare anche l'amministrazione per cercare di risolvere i tanti, troppi problemi della città e di districare i molteplici nodi, in testa alla GESIP. Domani ennesimo incontro per cercare di capire se i dipendenti dell'ex municipalizzata spetta o meno la cassa integrazione. Orlando ritiene che domani possa essere il giorno della svolta per i lavoratori, per l'amministrazione comunale e anche per la credibilità, ha detto, di un governo nazionale e di un governo regionale che francamente l'ha portata a mala figura. Un bimbo di 2 anni è rimasto ferito nell'incendio scoppiato nella sua abitazione in via Sopra le Mura di Santa Teresa a Palermo. Il rogo sarebbe stato causato da un cortocircuito nel condizionatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. E un'anziana è stata investita da un camion davanti all'ufficio postale di Corso Calatafimi, sempre a Palermo. La donna, ferita gravemente, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale civico, dove si trova in prognosi riservata alla seconda rianimazione. Sul posto sono intervenute 2 pattuglie della Polizia Municipale. A causa del forte maltempo al largo di Palermo, una nave cargo da trasporto merci è stata investita da un'onda anomala. Intervento di carabinieri e capitaneria di porto per i soccorsi. Il gelo e il maltempo attanagliano la Sicilia. Un'onda anomala ha provocato ieri l'inclinazione dell'Eurocargo Cagliari della compagnia di navigazione Grimaldi proveniente da Livorno attesa a Palermo, facendo finire in mare 12 tir e semirimorchi che erano imbarcati sul traghetto. La nave era a circa 20 km dal porto del capoluogo siciliano in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. L'incidente è stato causato dal mare grosso e dalle forti raffiche di vento che soffiavano a oltre 40 nodi. Il cargo ha perso in mare parte del suo carico senza causare fortunatamente altri danni. Dell'accaduto è stata informata la Capitaneria di Porto, che ha subito diramato l'allarme per i soccorsi alla centrale operativa dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. Un elicottero ha costantemente monitorato i soccorsi e le persone a bordo del cargo. 2 di questi autoarticolati erano carichi di frutta, uno era vuoto e gli altri trasportavano pacchi vari. La nave è adesso ancorata nel porto di Palermo. I mezzi sono caduti in acqua in un tratto di mare con una profondità di 500 metri, hanno detto dalla Capitaneria di Porto. Li abbiamo individuati, ma per ora le condizioni atmosferiche non sono buone. Vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile recuperare qualcosa. E adesso una pausa pubblicitaria. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Deontologia e riforme nella professione giornalistica, un cammino appena iniziato a salvaguardia dell'etica. È il tema del convegno che si è tenuto presso l'Istituto Superiore di Giornalismo a Palermo per affrontare con il Presidente Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Enzo Jacopino, il delicato tema delle riforme da introdurre nella professione. Le norme che regolano il comportamento del giornalista e l'informazione oggi in relazione all'articolo 21 e alle sue possibili influenze negative sul lavoro. Al convegno organizzato questa mattina dall'Istituto Superiore di Giornalismo hanno preso parte il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Enzo Jacopino e il Presidente regionale Riccardo Arena, che hanno avuto così l'occasione di potersi confrontare con i giornalisti presenti. Gli argomenti, in casi come questi, non mancano mai.
la differenza tra libertà di stampa e di informazione alla luce di quello che a volte si potrebbe definire un vero e proprio cannibalismo mediatico, ma anche la carta di Treviso che tutela i minori e la carta di Firenze, la carta deontologica sulla precarietà nel lavoro giornalistico approvata dal Consiglio un anno fa. È proprio quest'ultima carta è quella che questa mattina ha spinto il presidente Arena a fare un appello. L'ordine, ha detto, vuole essere messo a conoscenza di ogni cosa riguardi i collaboratori delle testate giornalistiche. Ma la carta di Firenze ha spinto anche Jacopino a una riflessione sulla recente vicenda dell'ufficio stampa della regione siciliana. Fare un provvedimento, un editto via conferenza stampa, ha detto, per giunta con retroattività della decisione senza un confronto civile, dimostra un'idea padronale insopportabile. Non si poteva poi non fare riferimento alla norma sull'equo compenso, un vero e proprio spiraglio contro lo sfruttamento della professione. Ma nel corso dell'incontro molti sono stati gli interrogativi rimasti insoluti e che con ogni probabilità così rimarranno per la professione. E cioè, c'è davvero la necessità di un nuovo decreto disciplinare come chiede il presidente dell'ordine regionale? E poi, che tipo di informazione è l'informazione in un paese come l'Italia, gli ultimi posti per la libertà di stampa? Nell'ambito del Forum internazionale dei diritti umani, questa mattina presso la sede della provincia regionale di Palermo è stato affrontato il tema del diritto alla vita e alla dignità nella Sicilia degli anni roventi in un contesto ad alto tasso di criminalità. E per molti siciliani è stato negato il diritto alla vita e alla dignità dalla situazione di miseria e dall'oppressione mafiosa, che ha sempre difeso gli interessi dei potenti e dei prepotenti contro gli interessi delle classi più umili, i lavoratori, gli artigiani. E i siciliani hanno dovuto lottare sin dall'inizio, perché quando è nata la mafia è nata l'antimafia, per difendere il diritto alla vita di tutti e alla libertà di tutti. Abbiamo parlato degli anni 40-50, la Sicilia usciva dalla guerra e la mafia ritornata a opprimere i contadini e le famiglie. Poi negli anni 70 la mafia aveva altri strumenti, era passata dalla campagna alla città, ma ugualmente evitava che ci fossero presenze democratiche, ci fossero cittadini coscienti. Però grazie all'azione di molti sindacalisti, di molti lavoratori e di molti giornalisti si è riusciti a costruire una rete come Addio Pizzo, come altre associazioni, che è in grado di ribaltare il prepotere mafioso e di dare a Sicilia una speranza nel futuro. Da un lato la memoria serva come strumento per il presente e dall'altro a rendere forti quelli che si sentono isolati, invece unendosi possono raggiungere gli obiettivi concreti per tutta la collettività. Voltiamo pagina, ritorna attesissimo dopo 6 anni, ospite del Teatro Massimo di Palermo, Claudio Abbado, questa volta alla guida dell'orchestra Mozart Bologna, composta da giovanissimi eccellenti interpreti affiancati da alcuni solisti di fama internazionale. Il programma musicale interamente dedicato a Johann Sebastian Bach. Lo spettacolo di questa sera alle 20:30 è l'ultimo della stagione di concerti 2012 del Teatro Massimo. E al Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo, ieri sera è andata in scena l'ultima replica dello spettacolo comico Palleonate con la regia di Ficarra e Picone. Siamo arrivati a giorno 7 di dicembre al Museo Pasqualino, al Museo delle Marionette. Ci siamo, tutto è pronto, ci siamo proprio tutti. Ficarra, Picone, ci sono venuti a trovare delle persone che per noi sono degli amuleti importanti, come il maestro Burruano, che per noi è un grandissimo portafortuna, per cui questo spettacolo andrà benissimo e ci siamo alle pallonate. Qualcuno ha paura e si scanta di questo concetto di pallonate, però noi rassicuriamo tutti e diciamo solo per quelli che se la sentono, quindi poi noi diremo tante cose, ci sono delle carezze, ci sono dei bei calci di punizione. Lo spettacolo è fatto di tante piccole scintille, due di queste si chiamano Costanza Licata e Rosemary Enea. Intanto siamo onorati e fieri di essere partecipi a questo spettacolo e di aver fatto le musiche. Noi abbiamo curato le musiche, per chi non ci conosce, appunto, noi dal 2002 abbiamo il gruppo Almadina, quindi questa cosa per noi è stata una cosa molto importante, sia di essere in scena sia di aver curato appunto la parte musicale. Che dire, siamo felici, come dice Rosy, siamo onorate di aver potuto far parte di questo spettacolo, dove appunto noi abbiamo sia fatto le musiche sia siamo in scena,
suoniamo, cantiamo e diciamo anche qualche battutina. Che dire, il rapporto con Valentino Picone e Salvo Cicarra è un rapporto bello, di grande stima e di grande amicizia. Loro sono molto pignoli, come è giusto che siano i grandi maestri. Al via l'appuntamento annuale con la visita dei presepi durante le festività natalizie. Oltre alla forte valenza spirituale, anche l'occasione per accostarsi ai simboli, alla cultura materiale e alle tradizioni artigianali dei paesi del mondo. Quest'anno la terza edizione della mostra della collezione privata delle Figlie della Croce torna a Palermo da domani al 12 gennaio con un nuovo allestimento ed una rassegna che annovera più di 250 presepi all'Istituto San Giuseppe di Corso Tucuri. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di programmi, arrivederci alla seconda edizione. Situazione meteo di oggi, lunedì 10 dicembre, su Palermo e provincia. Prevista pioggia con locali schiarite, vento da ponente, temperature comprese tra 7 e 15 gradi. Su Catania e provincia, poco nuvoloso con venti da ponente, temperature 7 gradi la minima, 14 la massima. Previsioni per domani, martedì 11 dicembre, su Palermo nuvolosità diffusa, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-ovest, temperature comprese tra 11 e 14 gradi. Su Catania nuvolosità sparsa, vento da ovest-nord-ovest, temperature 12 gradi la minima e 15 la massima.